Ciao a tutti, eccoci qua. Allora, di nuovo, solita faccia struccata. Di nuovo campane. Sono le 5 adesso. E niente, volevo farvi un video a proposito del quarto evento a cui ho partecipato, di nuovo presso la Bottega Naturale, che è sempre la solita erboristeria in cui vado a San Pier d'Arena. Per chi non l'avesse ancora capito, è questa qua. Allora, sono andata il giorno, il 5 giugno. Perché era la giornata della Elan, perciò c'era sempre Daniele che aveva allestito tutto uno stand con i prodotti Elan, e al pomeriggio c'erano anche due gentil donzelle, due rappresentanti della Elan, veramente molto gentili e cordiali. Io, come al solito, sono uscita dal lavoro e per le 6:30-7 sono arrivata al negozio. Sono arrivata lì e questa volta devo ammettere che sono rimasta anche un po' più contenta rispetto all'altra volta, rispetto a quello dell'erbolario, ma questo non per un fatto di preferenza di una marca rispetto a un'altra, ma più che altro per anche l'accoglienza della rappresentante. Nel senso, io sono arrivata lì, vabbè, Daniele come al solito mi saluta molto calorosamente, mi accoglie sempre, cioè come se fosse un mio amico di vecchia data. Mi offre sempre qualcosa da bere, perché ovviamente organizza sempre anche l'aperitivo, cioè l'aperitivo, un rinfreschino, un qualcosa. E questa volta, appena sono entrata, praticamente la rappresentante della Elan è venuta subito lì, mi ha chiesto se io conoscevo già il marchio, cioè comunque la storia, i vari prodotti, e ha iniziato subito a mostrarmi tutti i vari prodotti per il viso, per il corpo. Mi ha elencato tutte le varie fragranze delle creme corpo. È stata molto esaustiva con le informazioni, mi ha spiegato tutto la catena di produzione delle varie cose, gli ingredienti contenuti nei vari prodotti, le proprietà delle singole linee. Cioè, è stata veramente una cosa fatta ad hoc, nel senso, lo vedevi proprio che era una persona che ci metteva anche passione nel raccontarti tutte le varie cose. Ti ha accolto proprio facendoti immergere nel loro mondo, cioè una cosa che non mi era ancora mai successa di entrare e avere una persona che ti spiega così bene tutte le cose. Poi anche lì mi diceva, vabbè, la Elan è una marca di Genova, perciò ha spiegato anche un po' tutte le varie cose, dove producono, tutte le varie etichette, le cose delle etichette, i packaging. Cioè, è stata veramente una cosa che io sono rimasta senza parole, ma non perché io sono stata contattata dalla Elan e mi hanno regalato chissà che cosa, no, cioè
perché comunque di prodotti, cioè ho la casa piena di cosmetici, perciò assolutamente non me ne può fregare di meno di far più pubblicità o meno di una marca rispetto ad un'altra. Ma proprio è stata una cosa, un'accoglienza allucinante che non ho mai avuto entrando nelle profumerie o nelle erboristerie. Comunque una persona informata che ti sa anche trasmettere e ti sa anche far capire tutte le varie cose. Vabbè, e niente, morale della favola, siamo stati lì, io praticamente sono stata quasi fino alle 8, cioè no, vabbè, fino alle 7 e mezza a parlare con queste due ragazze, a Daniele, di tutte le varie cose, anche della cosmesi in generale. Poi vabbè, Daniele tutte le volte mi dice, ma lei è una blogger, eh? Lei fa anche video su YouTube, io tipo divento tutta viola perché, cioè, ma chi mi conosce? E niente, vabbè, però è stata una cosa carina, perché alla fine poi anche loro erano tutte incuriosite, mi hanno fatto delle domande di che cosa parlo, eccetera, eccetera, come tutte le volte che succede che viene fuori questa cosa. E niente, vabbè, alla fine dei conti avevano anche lì la linea Almonoi e ho deciso di comprarmi il profumino. Magari vi faccio vedere il fronte del pacchetto. Vabbè, questa è la scatolina. Io ho preso l'eau de toilette perché l'acqua di profumo era veramente troppo leggera, me l'ha spruzzata la rappresentante, sia questa che l'acqua di profumo sul polso, ma io ho preferito questa perché rimane di più sulla pelle, perché questo contiene alcol. Comunque questo è un flacone da 50 ml e vabbè, qua c'è tutta la spiegazione. Qua, anche qua, ci sono tutte le cosine scritte. Ovviamente la Elan sostiene lo stop ai test sugli animali, infatti qua c'è il bollino. E vabbè, qua ci sono tutte le altre informazioni, gli ingredienti, c'è scritto. Vabbè, le solite cose, non vaporizzare su fiamme, evitare di spruzzarsela negli occhi come furbi, conservare al riparo di fonti di combustione fuori dalla portata dei bambini e non farne uso diverso da quello previsto. Il power di 36 mesi e niente. Allora, il profumo lo apriamo ed è fatto in questa maniera. Vabbè, al suo foglietto illustrativo dove ci sono illustrati anche tutti gli altri prodotti della linea. Poi praticamente la confezione è così, c'è questo cartoncino ondulato con l'adesivo della Monoi di Tahiti e dentro troviamo proprio il profumo che è in questa boccettina blu con scritto Elan. Così, molto semplice, qua la sua etichettina. E questo mi è piaciuto veramente subito, cioè profumo d'estate, profumo di spiaggia, cioè io non so come spiegarvelo, è proprio il profumo di quando siete in spiaggia e sentite l'odore del sale, della brezza di mare misto all'odore della sabbia, anche della crema solare, è tutto un mix di proprio quando andate in spiaggia, annusate l'aria, odore di spiaggia, cioè io non so in che altro modo definirlo. È anche un po' coccoso e floreale. Che spiegazione da 10 e lode. Comunque sia, l'ho preso perché me ne sono innamorata. Punto, basta.
E vabbè, Daniele come al solito mi ha regalato il set di bustine, cioè è una scatolina dove ci sono, è una scatolina fatta proprio dalla Elan, se vi ricordate è uguale a quella, cioè la stampa è uguale a quella in cui mi sono arrivati i prodotti della Elan da testare, e dentro ci sono tutti i loro campioncini e sono tantissimi. Di un sacco di loro prodotti e vabbè io penso non penso che li terrò tutti per me perché ho già un beauty pieno di campioncini che non riesco mai a smaltire, perciò penso che o organizzo qualcosa o li regalo a qualche amichetta. E niente, allora poi la rappresentante alla fine della, diciamo, della giornata mi ha detto che la settimana dopo, sì, comunque il 13 maggio nel centro di Genova, in Vico San Matteo, per chi conosce la zona, nell'erboristeria San Matteo, se non sbaglio, si chiama. Aspettate che ho il foglietto. Nell'erboristeria San Matteo, in Vico San Matteo 6 Rosso, ci sarebbe stata una giornata Elan con una prova a trucco gratis. Così io, ovviamente curiosa come una scimmia, sono andata e mi sono prenotata il trucco per pausa pranzo. Perché sennò io non riesco ad andare da nessuna parte lavorando 8 ore in ufficio. Vabbè, morale della favola, sono andata e mi sono prenotata il trucco. Vedete, questo è l'indirizzo, è questa erboristeria qua. E sono andata il 13 giugno alle 2. Mi ha accompagnato il mio fidanzato e gli ho detto tipo, te ne vai, vero? Non è che stai qua a guardarmi, anche perché praticamente è un negozietto che ha la vetrina su questo vicolo, non è molto trafficata, però la vetrina sul vicolo loro hanno pensato bene di svuotare, di togliere tutti i prodotti in vetrina e mettere la truccatrice e la seggiolina in vetrina, perciò la ragazza ti truccava in vetrina. E infatti il mio fidanzato, cioè, era più in imbarazzo per me che per se stesso. Gli ho detto, mi raccomando, vai, vai via. E vabbè, comunque sia, con molta vergogna sono entrata e gli ho detto, scusate, ho prenotato un trucco per le 2. E niente, caso ha voluto che ho trovato la stessa ragazza, la stessa rappresentante Elan che c'era nell'erboristeria da Daniele, e meno male, così almeno ci ho parlato un po' e la tensione si è un attimino sciolta. E niente, la truccatrice è stata molto carina, molto delicata. Ho apprezzato il fatto che comunque avesse un suo set di pennelli e che avesse tutti i prodotti per comunque la pulizia, per disinfettarli prima di cioè prima di toccare un'altra ragazza. E purtroppo non ho una foto del make-up che mi ha creato perché la mia macchina fotografica è a Milano, perché c'ha lo zoom, al pulsantino dello zoom che è un po' mezzo andato, così siccome era in garanzia l'abbiamo mandata su a Milano e io sono disperata perché non ho la macchina fotografica per farmi gli swatch né niente, sono disperata, cioè spero che arrivi presto, anche perché cioè io ad agosto vado in vacanza e come minimo parto senza macchina fotografica. Vabbè. Comunque sia, mi ha fatto un trucco, allora mi ha messo un po' di crema colorata, morale della favola mi ha messo, vabbè mi ha messo un po' di, allora, alto, mi ha applicato un po' di siero, non so quale adesso, poi mi ha messo un po' di correttore sulle occhiaie ovviamente perché io non ho punti critici se non queste bellissime occhiaie. Vabbè, me l'ha applicato anche un po' qua sulle mie venuzze blu. Poi mi ha applicato un po' di crema colorata.
quella più leggera, siccome io sono così con, ho la pelle un po' mista. E poi praticamente sugli occhi mi ha fatto ha utilizzato, vi faccio vedere. Allora, alla fine dei conti mi ha dato questo che è il catalogo dei trucchi della Elan e mi ha messo le X sui prodotti che ha utilizzato. Allora, sugli occhi ha utilizzato questa matita doppia, la verde, che è questa qua, che si chiama Matitone Duo Occhi. Questa qua. Ha utilizzato la verde, che è questa, e ha utilizzato, vabbè, la parte chiara su tutta la palpebra mobile, e poi nella piega ha utilizzato il verde più scuro anche sulla rima inferiore. Poi, vabbè, mi ha messo un po' di matita marrone sulle sopracciglia, questa qua. Poi mascara nero, questo qua. Poi sulle labbra mi ha applicato una matita, questa qua, la porpora. Poi mi ha messo un po' di gloss, questo qua color corbezzolo, che detto così mi fa un po' ridere, però vi assicuro che era molto carino. Ah, il correttore mi ha applicato questo qua. Mi ha applicato questa crema colorata idratante, questo color qua. Allora, mi ha applicato un po' di questa cipria compatta, questa qua, e poi un po' di terra, questa qua, la Frassino, e io invece ho la Rovere, se non sbaglio, sì, io ho la Rovere, e lei mi ha applicato il Frassino. Come make-up devo dire che era molto carino, poi sul tono del verde, cioè io amo il verde, perciò sembrava che mi avesse lesto nel pensiero. Mi ha fatto poi le labbra un po' belle, non erano fucsia ma erano belle cariche. E l'unica cosa è che qua, appena sono arrivata in ufficio, almeno le labbra le ho struccate, perché cioè era un po' troppo eccessivo come trucco per stare in ufficio. Comunque sia, mi è piaciuto, cioè come prova trucco mi è piaciuta. Io non ero mai andata, vabbè, a parte una volta alla MAC con Cristina Generale. Non è che sono mai andata, no, veramente sono andata. Mi hanno toccato una volta un commesso da Sephora, una cosa allucinante. Mi aveva disegnato le sopracciglia tipo fino a qua. E io sono andata all'università così, conciata così. Me ne sono accorta tipo quando sono arrivata a casa la sera, cioè una roba allucinante. Una volta da MAC, e questa era la terza volta. E niente, è stata una cosa, comunque un'esperienza molto carina, cioè consiglio di farla a tutti, anche perché sono gratis. Quando vedete nelle erboristerie queste cose, queste iniziative, andateci, è gratis. Poi alla fine dei conti mi ha di nuovo regalato, mi ha di nuovo omaggiato di un'altra scatolina di campioncini. E cioè io di nuovo qua ho di nuovo 18.000 campioncini dei prodotti della Elan, che almeno, cioè, se non avete mai avuto la possibilità anche di provare questi prodotti, andate, è un motivo in più, cioè non sono eventi in cui vi obbligano all'acquisto, perciò io vi consiglio di andarci, anche così per provare, anche se non siete una che fa video deficienti come me. E comunque è anche un momento per sé, un momento per boh, divertirsi. Parlare con una persona un po' più esperta, comunque cioè la persona che mi ha truccato penso che abbia fatto un corso, cioè che non era una persona qualunque come posso essere io, ok? Mi sono fatta le ossa su YouTube guardando i video a destra e a manca, però alla fine sono, cioè io faccio tutt'altro nella vita, sono architetto, perciò
E niente, volevo raccontarvi di questa cosa qua e basta, fatemi sapere se anche voi avete mai partecipato a eventi del genere o cosa pensate semplicemente della Elan e dei suoi prodotti. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!